Eccoci qua, buonasera a tutti, scusate del ritardo, ma purtroppo gli arrivi sono arrivati un po' in ritardo loro, ma non è un problema, grazie della pazienza che avete avuto. Questa sera si riniziano di nuovo gli avvenimenti della Stand By Me, che hanno avuto una piccola pausa dovuta al Covid e purtroppo per il Covid, ma giustamente dobbiamo seguire le regole, è giusto che sia così, abbiamo dovuto seguire le restrizioni Covid. Questa sera avevamo tantissime prenotazioni, però purtroppo i posti erano quelli che erano, quindi abbiamo dovuto seguire le prenotazioni. Siamo qui perché abbiamo degli amici, non degli ospiti. Abbiamo l'onore di presentare il libro di Beppe Conti, che è qui questa sera con noi. Grazie. Abbiamo l'onore, ci siamo conosciuti da poco, non è una conoscenza molto veloce e breve, da poco tempo, uno dei più grandi, secondo me, organizzatori delle tappe di Giro d'Italia e Tour de France. Per quanto riguarda la città di Pinerolo, ha portato 4 volte il Giro d'Italia a Pinerolo e 1 volta storica del Tour de France a Pinerolo. Un grande appassionato di ciclismo e un grande amico del ciclismo, Elvio Chiatellino. Non li lascio per ultimi perché sono nel mio cuore, abbiamo qua come ospite calcistico Domenico Marocchino e la sua compagna. No, 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 devi pagare tu, Domenico. Poi abbiamo degli esponenti politici che sono delle persone veramente valide, qui non si parla di politica, mai con la Onlus, ma abbiamo l'assessore regionale Marco Protopapa e il sindaco Lorenzo Lucchini. Queste due persone le unisco perché loro usano il cuore, come piace a me, come piace alla Stand By Me, senza ideologie, senza bandiere. E abbiamo un grande sogno, questo Beppe Conti lo sa, il signor Chiatellino l'ha percepito mentre passeggiavamo stasera. Abbiamo un grande sogno a breve di portare una tappa d'arrivo al Giro d'Italia, come Acqui merita, perché Acqui ha entusiasmo, e l'abbiamo visto Beppe, ti ricordi? Certo. Prima del pre-Covid. E stasera ti ho fatto vedere tutte le prenotazioni che avevamo, quindi Acqui ha fame di ciclismo e lo merita, perché Acqui è pronta, sia come macchina organizzativa che come entusiasmo della cittadinanza. Quindi adesso non mi dilungo più, è stato questo preambolo, e cominciamo a parlare del libro, che è la cosa basilare e importante stasera. Beppe, prima di tutto ti ringrazio di essere qua stasera Grazie. e ti chiedo, questo libro, com'è nata l'idea? Ma signor sindaco, non lo sentiamo, non ti dice nulla. Sì, adesso Dopo. iniziamo solo come l'idea, poi adesso c'è il saluto del sindaco che Sì. è impegnato, ma 2 minuti parla. Dimmi, com'è nata l'idea del libro? Buonasera, buonasera a tutti. Ma intanto io sono venuto volentierissimo qui ad Acqui perché ho visto l'entusiasmo della volta scorsa quando tu hai organizzato e mi aveva colpito il fatto che è piacevole quando la gente sta a sentire in silenzio tutto, ma raramente accade che in quell'occasione c'era così tanta gente che c'era chi mi sentiva su per le scale senza vedere i protagonisti. Era stato bellissimo. Solo per sentire come si parlava di ciclismo, stavano sulle scale e non potevano entrare perché c'era troppa gente. Quindi per dire l'entusiasmo che c'è ad Acqui, città che ha avuto il Giro d'Italia nel 1955, è tornato d'attualità, ne ho parlato in televisione l'altro giorno proprio perché vinse la tappa Alessandro Fantini. Che poi cadde e perse la vita in uno sprint, pensate, 60 anni fa a Trier, Treviri, al Giro di Germania, e per l'occasione, per i 60 anni, la figlia Marina ha deciso di riportare la salma a Fossa Cesi, in Abruzzo, nelle sue terre, perché era rimasta in Germania. E qui aveva vinto ad Acqui e poi era stato maglia rosa al Giro d'Italia, e voglio dire, il Giro è arrivato ad Acqui in questi mitici anni 50 in cui il ciclismo faceva grande concorrenza al calcio ed era un momento di grande passione popolare, come poi lo è sempre stato. E io per l'occasione presento questo libro che ha avuto un bel successo e l'idea è che, vedete, Dolomiti da leggenda. L'idea appartiene all'editore che è qui presente, Luigi Reverdito di Trento, che l'ha seduto. Vi farei un applauso. È un libro nato dal Covid, perché ci siamo sentiti durante il Covid, segregati, e mi fa, ma scrivi un bel libro. E gli ho detto, dai, facciamolo sulle montagne trentine. E lui mi ha detto, no, scrivilo sulle Dolomiti. Ed è stata l'idea vincente, perché
ho raccolto tutto quello che è accaduto su queste montagne, che sono le montagne più belle del mondo, dal 1937, quando per il Giro per la prima volta arrivò sulle Dolomiti e vinse la tappa Gino Bartali. Dal 37 in poi tutto quello che è accaduto di storico, di leggendario, di importante, che riguarda il Giro d'Italia, che riguarda il ciclismo. E quindi sono venuti fuori un sacco di storie, di aneddoti, di storie da raccontare. Ovviamente adesso io non mi dilungo troppo, perché poi dobbiamo parlare di ciclismo con Elvio Chiatellino, che è un grande personaggio che ha il piacere di debuttare ad Acqui, no? Per la prima volta. Ma in questo libro racconto ovviamente tutta l'epopea di Coppi e Bartali, e racconto anche cos'è accaduto a Marco Pantani, perché il famoso episodio legato a Madonna di Campiglio sono le Dolomiti di Brenta, e quindi qui ho raccontato quello che veramente è accaduto a Marco Pantani a Campiglio quando venne stromesso dal Giro d'Italia. Io racconto due brevi episodi, poi se qualcuno ha delle domande da fare, ma poi parleremo di ciclismo, di tutto quello che è il ciclismo di adesso e di un tempo. Un episodio che c'è sul libro, che è legato all'epopea di Coppi e Bartali, che è molto divertente e che ho avuto occasione poi di proporre addirittura col figlio di Bartali, Andrea Bartali, che purtroppo non c'è più neanche lui, ma lo raccontammo in TV. Giro d'Italia del 47, dunque allora Bartali vinse, alla ripresa della guerra, vinse il Giro del 46. Nel 47 era maglia rosa Gino Bartali all'approccio con le Dolomiti, Dolomiti che allora più di adesso decidevano sempre il Giro d'Italia. E, giorno di riposo in Cadore, alla vigilia del tappone di Falzarigo Pordoi, all'epoca sterrato, no? Quindi era molto più impegnativo di oggi con le bici d'allora, i rapporti soprattutto di allora, giornata di riposo, i gregari di Coppi vanno da Bartali e c'è il tentativo di corruzione che fa sorridere per come è andata a finire. Comunque i gregari di Coppi vanno da Bartali e gli dicono: senti, noi della Bianchi, che era l'industria di biciclette più famosa allora come adesso in Italia, e dice: noi della Bianchi non vinciamo il Giro d'Italia dal 1920, era vero, e siamo nel 47. Questo giro dobbiamo vincerlo a tutti i costi, per cui c'è 1.000.000 lire del 47 se tu, Gino, domani sul Falzarigo o sul Pordoi per caso ti salta la catena. Allora i cambi erano rudimentali, ti salta la catena, devi mettere piede a terra, rimettere sulla catena e Coppi va e tu ti becchi 1.000.000. Bartali si indignò, perché era un personaggio di quelli che si arrabbiava subito, dice: io sono qui per vincerlo questo giro e non per venderlo, andatevene via subito, e cacciò a malo modo i gregari di Coppi. Il giorno dopo, tappa di Falzarigo Pordoi, Bartali, che secondo quello che mi ha raccontato un altro corridore dell'epoca, Zanazzi, dice, era anche un po' ingordo, non solo era maglia rosa, ma voleva vincere anche il Gran Premio della Montagna, perché erano soldi. Allora sul Falzarigo scatta, cambia con questo rudimentale, bisognava mettere le mani vicino alla moltiplica, i pedali, e cambiare con una levetta. Cambia con sta levetta e gli salta la catena davvero. Deve scendere di bici, Coppi vede questa mossa e parte, perché allora non c'era il fair play. Allora il motto era: la corsa è corsa, i soldi sono soldi, pietale morta, no? E attaccavi il corridore su foratura, su incidente, no? Assolutamente non c'era fair play. Coppi parte, sfrutta questo incidente a Bartali, se ne va. Gli guadagna 6-8 minuti, toglie la maglia rosa a Bartali, vince il giro. E il figlio di Bartali mi ha raccontato così: lui ha perso il giro e ha perso il milione, perché la catena gli era scesa davvero. Così non era contento. Ed è un episodio divertente che racconto in questo libro. L'altro che vi voglio anticipare un po', poi se volete fare domande, perché qui ci sono tutti, il Bondone 56, quando Gaul nella neve vinse il giro, Gimondi, Merckx, i duelli, ma l'altro riguarda Marco Pantani. Allora, Marco Pantani a Campiglio è stromesso dal Giro d'Italia. Si è detto e si è scritto di tutto, che era stata la camorra organizzata, le scommesse clandestine,
a farlo fuori quando aveva l'ematocrito che superava i 50 e che quindi bisognava che lo cacciassero, ma non era considerato dopato, ma aveva solo 15 giorni di sospensione, poi poteva riprendere a correre. Allora, io ho intervistato un biologo, uno scienziato che ha studiato negli Stati Uniti, un marchigiano, Dario Corsi, che mi ha raccontato come sono andate le cose. Tutta la colpa è di questa macchinetta che si chiamava Coulthard Act 8, che misurava l'ematocrito e che non era attendibile, perché era la prima che trasportavano e quindi bisognava tararla più volte, tenuto conto che a Campiglio si era in quota, che c'era l'umidità, che faceva freddo, che era al mattino, per cui bisognava fare più tarature di questa macchinetta. E questo biologo mi ha spiegato che era come se in Formula 1 prendessero i tempi con una sveglia. Non era attendibile, cioè l'ematocrito di Pantani poteva variare da 48 a 56 e l'hanno beccato con 52 e l'hanno mandato a casa. Cioè non bisognava mandare a casa Pantani, perché lui la sera prima si era provato, lui l'ematocrito era 48. Quel giorno lì, cacciato da Campiglio con questa crisi totale, si era fermato a Imola a farsi una analisi del sangue in ospedale per poi poter far causa ed era di nuovo 48. Quindi questo 52 di ematocrito era dovuto a questa macchinetta che non era attendibile. E questo viene fuori da questo libro, purtroppo in grave ritardo. Non solo, dall'anno dopo, proprio perché si sono resi conto i dirigenti dell'Unione Ciclistica Internazionale di questo problema, comparavano i valori dell'ematocrito e dell'emoglobina. Se l'avessero fatto a Campiglio, ematocrito ed emoglobina, Pantani sarebbe stato posto nella norma. Quindi pensate a questo povero ragazzo che di lì poi ha cominciato la sua odissea, la cocaina, le sconfitte, è andato fuori di testa, sino a questa fine assurda, il 14 febbraio del 2004, in un residence di Rimini, ma tutto è nato da Campiglio, tutto è nato da questo giallo di questa macchinetta, che spiego in questo libro e che purtroppo è venuto fuori troppo tardi. Per cui questo è uno dei capitoli e ci sono tutte le altre storie, sino a Nibali che vince alle Tre Cime di Lavaredo nel 2013 in maglia rosa, tutte le imprese, e quella di Merckx, forse la più bella impresa di Merckx al giro, che vinse in maglia ridata alle Tre Cime di Lavaredo nel 68, e ci sono tutte queste storie da raccontare, piacevoli, e che se vuoi possiamo ancora parlarne, anticipare dopo, ma... Certo Beppe, sì, ho letto il libro, è bellissimo e mi piacerebbe farti qualche domanda poi dopo. Volentieri. Prima di tutto saluto Don Giampaolo Pastorini, la pastorale giovanile di Acqui, che non avevo visto, grazie di essere presente. E adesso chiederei al sindaco di fare un saluto di benvenuto. Beh sì, io voglio ringraziare Stand By Me per aver organizzato questa serata così importante per la città, per averci dato la possibilità di rivedere Rete Conti, di conoscere il suo libro e dare la gioia ai tanti appassionati di ciclismo che vedo qui in sala di ripercorrere un po' la storia del ciclismo italiano, la storia di queste montagne da leggenda. In una città che, come ha detto prima Massimo, punta tantissimo al ciclismo, oggi con l'avvento della bicicletta pedalata assistita il turismo in bicicletta è diventato un asset importantissimo per la valorizzazione dei territori. E noi stiamo conducendo un lavoro, questa nostra volontà di portare un evento importante in città si accompagna anche alla realizzazione di un progetto che ha preso vita proprio in queste settimane, raccontavamo cena a Beppe Conti, la realizzazione della strada del vino che unisce i territori di Casale, Ovada e Acque Terme su un percorso di 700 km che ho personalmente tracciato, che giudico uno dei percorsi più belli che si possano fare in bicicletta, perché uno che ha visitato le Langhe, e le Langhe sappiamo quanti ciclisti attraggano ogni anno nella stagione estiva, avendo visto tanti americani apprezzare le Langhe, arrivare nel Monferrato e innamorarsi del Monferrato per come abbia la capacità di cambiare scenario nel giro di pochi chilometri, per noi è stato molto importante mettere in evidenza questo con questo tracciato che, ripeto, è particolarmente sentito, importante e noi vogliamo investire molto da questo punto di vista. Quindi
La loro presenza qui stasera accompagna questa nostra progettualità e questa vocazione che io credo il nostro territorio abbia qui sui comuni e l'Ovadese e il Casalese hanno appunto questa peculiarità che mi piace mettere in evidenza. Quindi grazie mille a Massimo, grazie mille ai nostri importantissimi ospiti e buona serata a tutti. Ringrazio il signor Sindaco per le belle parole spese e per quello che fa per il ciclismo e per l'attività sportiva d'acqua. Niente, adesso volevo chiedere, volevo fare intervenire anche il signor Chiatellino un attimo, perché per spiegarmi come è nato questo amore del suo ciclismo, che è un amore, posso definire, matto. Sì, avevo mio nonno che era un grande appassionato, mi ricordo già la prima volta il 23 luglio del 56, quando avevo 6 anni, di passare il Giro di Francia a Pinerolo. Charlie Gaul era passato su al Sestriere, aveva 7 minuti di vantaggio. Nel viaggio verso nella corsa verso Pinerolo gli portarono via tutto, però lui era tranquillo, salutava tutta la folla e c'era una folla immensa a Pinerolo. Lì fu il primo momento di passione. Lo beccarono sul cavalcavia dei Rasca, a Torino c'erano 60.000 persone. Nino De Filippis vinse la volata, Nino Virvigli poi vinse 7 tappe del Tour e 9 tappe del Giro, vinse la volata. Il terzo era Stanhofer, il secondo era Stanhofer, il terzo era De Boer. Mi pare che Pino Villa, l'organizzatore di quella manifestazione, si fece 2 alloggi, mi ricordo quello. Quello fu il mio primo impatto col ciclismo. Nel 66 gli vide il Tour de France, passò un'altra volta. Jacques Anquetil aveva perso quel Tour de France, l'aveva lanciato Lucien Aymar proprio nella tappa di Pinerolo, la tappa era di 202 km, prima fecero il Monginevro, poi fecero il Sestriere, poi fecero la colletta di Cumiano e il Colle Braida. Nella discesa del Colle Braida Lucien Aymar scattò e giustamente si prese la maglia rosa che portò fino a Parigi. Il giorno dopo i giornali cominciarono a scrivere che la nonna di Aymar era cunese, giusto. Ecco, a Torino avvenne l'episodio nel quale giustamente anche Till aveva perso quel Tour de France, ne aveva 25 e aveva detto il giro è finito, non c'è niente da fare. Pulidor lo interroga sul prato dello stadio comunale e gli chiede e gli dice: ma non avevi detto che avevi perso il Tour de France? E anche Till risponde: sì, ho detto che l'avevo perso, però non ho detto che l'avresti vinto tu. E così fu. Ecco, poi penso che ci marciassero abbastanza i due sulla rivalità. Ecco, però comunque io ho una grande passione. Ho visto che Pinerolo, mi ricordano una nostra infausta partecipazione a Campanile Sera, avevo 11 anni, avevo la memoria ma non avevo ancora una capacità critica e mi ricordo che c'erano due città che si scontravano l'uno con l'altra con delle competizioni sportive, poi si finiva con delle domande in studio a Milano. Milano c'era mai buongiorno. Bene, dopo le competizioni sportive Pinerolo perdeva 9-0 contro Orbetello e non andammo nemmeno alla finale. Lì fece per me, nella mia testa, quello fece storia. Doveva rifarsi, ecco, Pinerolo. Bisognava che Pinerolo si rifacesse, quindi quando ho potuto ho portato 4 tappe del Giro, una tappa del Tour, finanziandolo interamente. Esatto, sì, perché questo è il bello, no, di questo mio caro amico. E che ho voluto stasera da qui con me perché è un personaggio che di ciclismo veramente sa tutto. Io dico sempre che sono tanti giornalisti che magari dovrebbero imparare da lui perché dal punto di vista storico sa veramente di tutto. A volte quasi quasi mi mette un po' in difficoltà, poi però io allora replico e andiamo avanti. No, bisogna che lo dica io, diciamo che ci sentiamo quasi tutti i giorni per te, sì. No? Io riesco nel corso della settimana a bastonarlo secco 2 volte, però il guaio è che lui mi bastona 8. Questa è la proporzione è quella, bisogna dirla. Lui è un imprenditore di successo con la cooperativa Quadrifoglio, case di riposo, case di cure, eccetera. E allora si è portato il Tour de France a Pinerolo, finanziandolo interamente lui, e siamo andati a Parigi dal direttore del Tour, che è rimasto colpito da questo fatto e dice: è la prima volta che io concedo il Tour, una tappa del Tour a un privato, perché di solito intervengono i comuni, la regione, le province, è la prima volta che diede il Tour 2011, poi non è passato, che diede il Tour de France a un privato. Il costo si può dire quando costò tutto questo episodio? 1 milione di euro con tutte le manifestazioni, la tappa sì. Non costava 1 milione di euro, costava 400.000 euro, ma con tutto quello che feci venne fuori 1 milione. Robina, ecco, sì, perché poi Robina. Perché poi lui quando riesce ad avere le tappe del Tour o del Giro,
fa una presentazione al Teatro Sociale a Pinerolo in cui chiama il mondo, non so, Froome, il team manager della Ineos, Merckx, poi Rogimondi quando c'era, tutto il Cipollini, ovviamente con un piccolo ingaggio perché così vengono più volentieri, no? E fa queste presentazioni a teatro in cui io magari presento con altri miei colleghi, che sono veramente uno spettacolo, uno spettacolo. Quando venne Sergio Zavoli quella sera, maestro di noi tutti di giornalismo, e organizza queste cose, e per cui, ma al di là della passione è la conoscenza, no, del ciclismo. E il grande tema di discussione che dibattiamo, quell'altro libro che avevo presentato io con te ad Acqui l'altra volta, che ti ricordi che c'era la folla, non c'era il Covid, no? Beppe, non c'era il Covid. ed era un libro in cui io raccontavo che secondo me Fausto Coppi, il titolo era Il primo dei più grandi, perché secondo me il più grande campione di tutti i tempi nel ciclismo è stato Fausto Coppi, per la portata delle sue imprese, per questa sua vita folle, tragica, questa storia d'amore con la Dama Bianca, che andò 3 giorni in prigione per adulterio, abbandonò il tetto coniugale, lui che muore a 40 anni di malaria non riconosciuta da 3 medici dopo che era stato in Africa, queste sconfitte e queste imprese, no? 10 fughe vincenti superiori ai 100 chilometri da solo, con quelle strade e con quelle biciclette e con quei rapporti. Quindi anche in questo libro delle Dolomiti, sì, c'è il tutto Coppi sulle Dolomiti, no? Fece delle cose incredibili. E per me è stato il primo dei più grandi. Per me c'è prima Coppi e poi c'è Merckx. Lui, guai a dirgli queste cose, Elvio, prima Merckx nettamente e poi Coppi. E quindi la discussione che c'è un po' nel ciclismo, chi è stato più grande, Coppi o Merckx? E qui la discussione va avanti, no? È lui che è un fanatico dei numeri, e quindi mi straccia perché lui ha i numeri della sua, no? Le vittorie di Merckx. Certo, sì. Comunque Beppe, speriamo che il signor Chiatelino porti un po' di energia positiva anche ad Acqui, di entusiasmo anche ad Acqui Terme. Io gli proporrei una cittadinanza onoraria. Ma lo merita. E così magari porta una tappa del giro ad Acqui Terme. No, porti il karma positivo. No, che porti il karma positivo, perché Acqui lo merita per l'entusiasmo e la passione che ha. Quindi non mi ripeto più, però. Adesso parliamo del tuo libro. Io l'ho letto con attenzione, Beppe. Sì. Tu hai un problema con me, mi entusiasma sempre leggere i tuoi libri. Ogni volta non sei mai ripetitivo, sei sempre appassionato. In questo libro vedo tante volte che parli di battaglie di rivalità, Bardelli, Coppi, anche Thiel, Moser, Saronni, tutti questi grandi campioni. Qual è la battaglia che ti ha più colpito? E le due più grandi rivalità fra italiani sono Coppi Bartali e Moser Saronni. Secondo me quella fra Moser Saronni è stata ancora più cattiva, perché Coppi e Bartali, tutti e due alle prese con una guerra di mezzo, la seconda guerra mondiale, che ha danneggiato più Bartali di Coppi, perché Bartali nel 40 aveva 26 anni, e Bartali era del 14, Coppi del 19, c'erano 5 anni di differenza, quindi la guerra ha nuociuto di più. Prego. Anche il grande problema è stato menzionato. Sì. Valentino Mazzoni. Certo. Sì, era del 19 anche lui. Anche il grande Torino ha avuto quel problema lì, perché nel periodo della guerra ma forse non ha vinto, ha fatto dei campionati minori, come era allora durante però la... scusa, ma si stava fuori. Il viene dalla mancanza. Ma si soprattutto della vita, della mancanza, delle occasioni che ti vengono levate. Però scusa, però il Torino si stava formando negli anni di guerra e non era ancora il grande Torino nel 42-43, mentre invece Coppi ha vinto il Giro del 40, Bartali aveva già vinto il Tour del 38, quindi Bartali che ha vinto il Giro del 36, il Giro del 37 e il Tour del 38, quindi pensa poi cosa ha perso, perché 41, 42, 43, 44, 45, 46 non hanno fatto il tour. Quanti ne avrebbe vinti Bartali? E Coppi idem, Coppi ha vinto il Giro del 40, che è ancora oggi il più giovane vincitore di Giro, aveva 20 anni e pochi mesi. Quindi poi hanno perso tutti questi anni.
per cui secondo me è più ancora il Grande Torino. Sì, hanno anche corso nel 41 e nel 42, avevano fatto un Giro d'Italia di guerra che teneva conto delle varie classifiche classiche a punteggio. Il 41 e 42 hanno corso parecchio, non si facevano giro e tour, non si potevano effettuare. Però questa rivalità poi è finita perché Bartali intelligentemente nel 52 al tour, Coppi stravinse questo tour, ma Bartali aveva 38 anni e lì si rese conto che non era più competitivo a 38 anni e sono diventati amici. Bartali poi ha smesso di correre, faceva l'opinionista televisivo con la tuta della Rai ed era grande amico di Coppi. E Coppi quando nel 55 che la Dama Bianca aveva partorito a Buenos Aires Faustino Coppi e mandò la telefoto al Giro d'Italia che Coppi stava correndo il giro, per prima cosa Coppi ha fatto vedere la foto del bambino a Bartali per dire come erano diventati amici. E se non fosse morto in questa maniera assurda Coppi, che non riusciva a scendere di bici, una cosa pazzesca, non riusciva a smettere di correre, non si capisce se per soldi, per stare lontano da casa, per cui non riusciva a scendere di bici pur non essendo più competitivo. E nel 60 avrebbe fatto l'ultima stagione con la maglia della San Pellegrino con Bartali sull'ammiraglia direttore sportivo. Quindi pensa che era un colpo pubblicitario incredibile, no? Coppi in bici, in gruppo, che teneva battesimo Romeo Venturelli, che sarebbe stato un grandissimo personaggio se fosse vissuto Coppi, che era l'unico che dava retta a Coppi. Coppi era l'unico che aveva un po' di carisma su questo Romeo Venturelli, un modenese che sarebbe diventato un talento straordinario. Solo che gli piaceva troppo mangiare e bere, gli piacevano le belle donne. Per cui una volta questo modenese di Pavullo in macchina doveva andare da Modena alla partenza della Coppa Bernocchi a Milano, che era una corsa di selezione per i mondiali, arriva al casello dell'autostrada e c'era una ragazza svedese che faceva l'autostop e lui l'ha portata a Stoccolma. Questa ragazza e si è persa per giorni. Per dire il personaggio che era l'allievo prediletto di Coppi, che forse sarebbe diventato un grandissimo talento, per dire la rivalità Coppi-Bartali, mentre quella fra Moser e Saronni è rimasta anche adesso che ha smesso di correre, ogni tanto si pizzicano ancora e noi giornalisti non si possono vedere da, no, e noi giornalisti non abbiamo scritto tutto, perché sono stati dei momenti in cui veramente se ne diceva di tutti i colori, perdevano la corsa per farsi la guerra uno con l'altro. È stata una cosa bellissima e straordinaria, no? Una rivalità molto molto bella, anche sui Dolomiti. Racconto il processo alla tappa nel 79, quando si sono beccati in televisione, in diretta. È stata una grandissima rivalità che faceva venire sulle strade un mare di gente. Spesso commento in televisione le corse d'una volta, ma tu vedevi un Giro del Piemonte, una Trevaldi Varesine, ma c'era più gente di quella che vedi oggi al Giro d'Italia e al Tour de France. Era pazzesco il pubblico che accorreva per vedere questi due che si scannavano. No, c'era un grande entusiasmo. Sì. Una cosa, Beppe, sì. Tu parli di botti pesanti. La cosa bella di questo libro, oltre che è appassionante perché fai una rendicontazione perfetta degli accadimenti sportivi, no? Sembra un film giallo che non riesci mai a scoprire l'assassino. No? Sei troppo buono. No, è la verità, non ti regalo niente, è la verità. Ma un episodio, sono tanti episodi che mi colpiscono. Poi la cosa bella è anche che parli anche di accadimenti al di fuori del ciclismo, di vari anni, quindi molto appassionati, dai una tua lettura, un tuo angolo, una prospettiva della tua lettura della storia di accadimenti in quel momento. Parliamo di episodi veloci, semplici, ma simpatici. Cerco di parlare poco della Juve, ecco, però. Questo mi dispiace. Allora, mi ha colpito molto l'episodio, tornando a Coppi e Bartali, alla loro rivalità e anche agli aiuti che hanno avuto da fattori esterni e da persone esterne alla loro battaglia. Sì. Tragella. Ah, sì. Cosa ha fatto con la macchina Tragella nel 47, Giro d'Italia? Ma tu ti riferisci... Ma la più bella è stata al Tour de France. Al Tour de France. Quando non ha dato rifornimento Bartali. Quella di Arriba. Sì, bellissima. Perché il Tour si correva per squadre nazionali, ed è stata la fortuna del Tour, no? E lì il Tour nel 1930 hanno inventato i francesi le squadre nazionali, per cui correva l'Italia, la Francia, il Belgio, l'Olanda, siccome non era così mondializzato il ciclismo, la Spagna, e mettevano i regionali, c'era i francesi del Midi, il Nord, per fare 150 partenti, 140 partenti.
e noi avevamo, non c'erano le maglie azzurre, ma i tricolori, e c'era Coppi e Bartali in squadra diretti da Alfredo Binda. Per cui Coppi e Bartali, rivali tutto l'anno, al tour dovevano andare d'accordo perché erano in maglia tricolore, no? E Binda aveva come vice commissario tecnico questo Giuseppe Tragella, che era il direttore sportivo durante l'anno di Coppi e la Bianchi. Allora, nella tappa di Brianson, sono in fuga loro due, Coppi e Bartali, hanno strapazzato i francesi, stanno andando a far primo e secondo al tour. Nella discesa del Vars, per andare ad affrontare il Soar, Bartali guadagna 200-300 metri, ma Coppi l'aveva lasciato andare, anche perché tanto erano lì, ma metti 200-300 metri su ste stradine sterrate, tutto, e c'era il rifornimento, quindi c'era questo Tragella con il sacchetto da dare ai corridori con rifornimento, e vede da laggiù arrivare Bartali davanti a Coppi, e lui lo guarda e dice: no, non posso dar da mangiare al rivale del mio Fausto, e si è nascosto in un vicolo. E Bartali è rimasto senza rifornimento, ha dovuto Binda andare poi dai due e chiedere scusa e mettere il rifornimento, che non potevi darlo dalle macchine, metterlo su un paracarro e fare in modo che Bartali lo prenda dal paracarro, pazzesco, perché voleva fermarsi e andare a casa, per dirti pazzesco cosa succedeva allora. Un'altra è, sono sì, battaglie belle, le ali, ma battaglie. Sì. Invece un personaggio, un ciclista che mi ha colpito è la storia di Koblet. Sì. Detto il Schupafè, l'angelo biondo. L'angelo biondo, sì. Puoi raccontare qualcosa? Che... Koblet è stato un anno al tour in cui andava più forte di Coppi e Bartali, cioè ha avuto dei momenti brevi di questa sua carriera in cui era veramente più forte di Coppi e Bartali. E per una sorta di scommessa si mise una tappa del Tour del 51 davanti al gruppo a 100 km dall'arrivo, guadagnò un chilometro, 500 metri al gruppo, tutto il gruppo per 100 km cercò di riprenderlo, non lo riprese più, in pianura, talmente andava. Nino De Filippis mi raccontò, dice: nessuno mi ha mai staccato di ruota in pianura, solo Koblet. Era un personaggio straordinario. E dopo aver dominato questo Tour, Coppi fece malissimo perché era appena morto il fratello Serse, per questa caduta banale a Torino vicino al motovelodromo, voleva smettere di correre, andò al tour lo stesso, non dormiva la notte, arrivò quasi fuori tempo massimo in quell'anno al tour del 51, e Koblet lo stravinse, no? In una maniera straordinaria, e sembrava veramente che fosse arrivato il nuovo campionissimo. Nell'inverno andò in Messico, baldorie, feste, ricevimenti. Lui era uno che prima di arrivare da una tappa, dopo aver staccato tutti, tirava fuori dalla tasca della maglia un pettinino e si ravviava i capelli e si profumava con un po' di colonia per quando doveva dare il bacio alle Miss. No. Era un personaggio così, Hugo Koblet. E in questo inverno in Messico pare che si sia beccato anche una malattia venerea. Non andò più e lo imbottirono di pillole per cercare di tornare ad essere se stesso, e in pratica finì così la sua carriera dopo questo trionfo, e morì a 40 anni come Coppi, ma perché aveva sposato un'indossatrice in Svizzera, si stava separando e pare che sia andato a sbattere con l'auto andando a folle velocità contro un albero proprio per farla finita. Quindi questa storia drammatica di Hugo Koblet, che anche sulle Dolomiti al Giro d'Italia fece un duello con Coppi straordinario, arrivando a Bolzano si staccavano in salita e in discesa giù dai colli, fu un momento veramente in cui il ciclismo riempiva le prime pagine dei giornali. Sì, sì, superava il calcio. Nettamente. Fiorenzo, o almeno era alla pari. Fiorenzo Magni aveva dietro la sua scrivania, da imprenditore di auto, lui aveva una concessionaria, prima Lancia, poi Opel. La Fiat gli fece uno sgarbo e lui lasciò la Fiat e andò addirittura a Umberto Agnelli a chiedergli scusa e a dirgli di restare, e lui ha detto: no, ho già dato la parola alla Opel, siete stati troppo scorretti. Fiorenzo Magni era un personaggio di destra, un personaggio straordinario, incredibile, no? Come persona. E lui aveva alle sue spalle la prima pagina in ufficio, la prima pagina della Gazzetta dello Sport del 51, quando lui vinse il suo secondo dei tre Giri d'Italia, in cui c'era tutta la pagina dedicata a Magni, che vince il Giro, che finisce a Milano, di taglio basso, come si dice, in prima pagina,
c'era un titolo che diceva: e intanto il Milan, battendo l'Inter, diventa campione d'Italia. Cioè addirittura. Cioè, pensate oggi, no? Ai margini proprio. Milan-Inter contro il Giro d'Italia. No? Allora era di taglio basso in prima pagina. E Magni aveva questa prima pagina. Pazzesco. Dietro, per dirti cos'era il ciclismo all'epoca con questi personaggi. Ma voglio chiedere, negli anni 70-80 si ha ancora un altissimo interesse per il ciclismo. Cosa pensi che il 90 del doping? Ma no, c'era stata la crisi dei primi anni 60 in Italia, che non c'erano più campioni, poi tornarono Gimondi, Adorni, Motta, Ziglioni, Balmamion e poi arrivò Merckx. E Merckx ci mise tutti a tacere. Addirittura il Giro d'Italia 70, adesso ne parlerà di no, l'ha detto. Sì. Addirittura il Giro d'Italia del 73, 74, 75, la TV, la Rai, dava una sintesi di un quarto d'ora inregistrata alle 7 di sera, 7 e un quarto, faceva un quarto d'ora. Quando Bertoglio vinse sullo Stelvio nel 75, sentimmo tutti questa vittoria di Bertoglio alla radio, come ai vecchi tempi, con Claudio Ferretti, il figlio di Mario Ferretti, che era il cantore di Coppi, Claudio Ferretti, che in moto raccontava il duello fra Galdos e Bertoglio, e Bertoglio vinse il giro. Però io vorrei che il mio amico Elio parlasse un po' di Merckx, perché lo ritiene il più forte di tutti, il più grande di tutti. No, io potrei dire dove si sono, potrei partire, sì, dicendo dove si erano conosciuti Merckx e Gimondi, e dove, sì, si combatterono per la prima volta. Lo fecero il 7 agosto 63. Merckx nel 63 vinse 30 corse come dilettante, però quella non la vinse, arrivò secondo, no? Quindi non riuscì a vincere, e bisogna coinvolgere Gimondi, che era nato il 29 settembre 42, quindi aveva 3 anni più di Merckx. Il CT Elio Rimedio l'aveva visto vincere il Giro del Friuli e l'aveva convocato per il Mondiale del 63, quello che poi vinse Vicentini, e andarono a fare la premondiale di Alsenberg. Arrivarono a Alsenberg, c'era un circuito, era la Bruxelles-Alsenberg, c'era un circuito di 13 km e mezzo, c'era una salita di 1,2 km, la pendenza media era del 4%, ma c'era uno zampellotto del 9%. Dovevano fare 3 giri, e sul secondo di questi 3 giri Felice Gimondi andò via e Merckx conobbe la prima sconfitta con Gimondi. E difatti si vede la foto, c'è la maglia della Juve, perché c'è la maglia di Gimondi, anche di Sedrinese, anche lì. Sì, c'è la Gimondi, sì, che ride tutto contento, sì, per questa vittoria, e Merckx è tutto imbronciato, perché a Merckx non piaceva perdere. E quindi poi dopo si sarà ampiamente rivalso su questo, perché le cose poi si misero diversamente. Ma quello, il 7 agosto del 63, fu il primo, primo scontro. Io vorrei sapere quanti giornalisti sanno questa storia, perché mica tanti. No, nessuno. Sì, sì. Ma io chiedo scusa, visto la passione di, sì, Merckx, no? Metto un piccolo neo, sì, ma solo per chiarire, quella giornata a Savona, la verità? La verità che mi era, lì è un bel giallo, è rimasto un giallo. Sì. Tutti e due, me lo voglio spiegare. Io ho fatto uno scoop, perché io come giornalista, in 40 anni di giornalismo, io non ero un grande scrittore, non sono uno che scrivo come parlo, assolutamente. No, assolutamente. Non sono, scrive bene. Ce ne sono molto più bravi di me. Io non sono uno scrittore, sono un giornalista che scrive libri, che è diverso. E la mia forza sono sempre stati gli scoop. No? Arrivare prima, fare gli scoop. Mi sono divertito, ne ho fatti tanti, anche legati ad Alberto Tomba, al Toro dello Scudetto, quando il Toro vinse lo Scudetto, quando cacciarono Giagnoni, e che i giocatori vennero a dirmi perché volevano cacciare Giagnoni, e la Gazzetta dello Sport sparacchiai sta roba. Tutto questo per dire che Eddie Merckx, eravamo al Salone del Ciclo, aveva già smesso di correre, lui vendeva biciclette, costruiva biciclette. E di Merckx, io ero lì per fare i miei pezzi per Tutto Sport, mi disse: vuoi che ti racconti la verità di Savona? E dico: Eddie, sì, sono qui per questo. Anche noi. Ben piacere, con molto piacere. Allora Eddie mi disse: in quel giro, qualche tappa prima di Savona, venne un corridore da me che si chiamava Rudy Altig e correva per la Salvarani di Gimondi, e mi offrì un sacco di soldi perché io perdessi il giro. Io gli dissi che io i giri non li vendevo, ma volevo vincerli, e questi soldi sono andati a qualcun altro che mi ha cambiato la borraccia e mi ha messo la borraccia con l'efedrina. Questa è la versione di Merckx. Ed è la versione del signor Chiedellino?
Penso sia quella, perché nel 69, quando avvenne, era il primo giugno, la tappa la vinse Ballini, ma al di là di quello, giustamente Felice Gimondi aveva già capito dalla settimana catalana del 68 che Eddy Merckx stava diventando più forte di lui, perché nei primi anni Gimondi era riuscito a vincere le sue corse, Merckx aveva vinto le sue, con una leggera supremazia dal 64 al 68 per Eddy Merckx, ma era una leggera supremazia. Nel 68, nella cronometro da Figuera a Las Rosas, il buon Felice Gimondi lo dice dopo, capisce che Eddy Merckx è più forte di lui a cronometro, molto più forte di lui a cronometro. Quindi può benissimo darsi che Rudy Altin nel 69, siamo nel 69, tenga conto che Eddy Merckx ha vinto facendo un'impresa clamorosa sulle tre cime Lavaredo nel 68, compreso Gimondi, cioè spolverando. Merckx, come dice Giampaolo Armezzano, faceva prendere aria a tutte le mummie del passato. Questa è la verità, questa è la pura e sacrosanta. Invece, no, per raccontare... Una dichiarazione d'amore, sì, questa. Ma per raccontare... È un grandissimo. Cioè, se mi metto a dire tutti i numeri è una cosa. No, però per raccontare tutte le storie. Quindi può darsi che Rudy Altin. No, ma questa è la versione di Merckx. Altri, compresi i controllori dell'antidoping, dicevano che tutti i giorni i suoi valori erano borderline e che quel giorno sforarono. Però che l'efedrina lo facesse andare così forte è impossibile, no? Pensate che lui lì si beccò un mese di squalifica e venne fuori una guerra anche a livello politico fra Belgio e Italia, no? I belgi dicevano che erano stati gli italiani a doparlo e gli accorciarono di 2 giorni la squalifica per potergli fare il Tour de France. Andò al Tour de France e diede 29 minuti a Gimondi. E tutti i giorni si sottoponeva all'antidoping per far vedere che lui era pulito. E fece dei numeri straordinari. Un quarto d'ora al secondo, 20 minuti al terzo, 29 al quarto, che era Gimondi. 16:54 no? Al secondo. 16:54. Sì, prego. No, vai Domenico. Sì. Vai Domenico. Ah, sì. Pensa che io la prima volta che mi sono accorto con me, ragazzino, dormivo, con la televisione e guardavo il giro, c'era una corsa e c'era in fuga uno che aveva 20 minuti sul gruppo. A un certo punto mi addormento, quando mi sono svegliato ho detto aveva vinto colui. No, aveva vinto Merckx, che era sconosciuto, che aveva preso 20 minuti a quello lì e gli aveva dato 20 minuti a tutti. Sì. Però per aggiungere un'altra cosa che mi hai detto prima a tavola, che non trovo perfettamente d'accordo, Merckx era completo. Ah, beh, certo. Gimondi non era completo. Gimondi, però, completo. Gimondi. Coppi, sì, non era velocissimo rispetto a Merckx. Sì. In salita, sì. In salita, Coppi forse andava più di Merckx. Secondo me, lui non è d'accordo. Prego? Merckx più forte. Se le buscate, qualche volta in salita e di Merckx, ma le ha immediatamente ridate, perché penso che per lui la vendetta fosse sacra, per cui le ha immediatamente rese. Ma parlando di grandi campioni, chiedo scusa, sì. Qualcuno, questi sono campioni che si hanno realizzato tutti i loro sogni, qualche campione, io leggo dal tuo libro, sì. Domenencini. Grandissimo, questo Domenencini. È sì. un campione in espresso, penso, no? Ma ancora ha dovuto lottare contro Coppi e Magni in quel giro, che l'hanno attaccato su foratura, gli hanno fatto perdere il giro. Vinse un grande Tour de France quando Roger Rivière andò nel Burrone, certo. Nel 60. È stato un grandissimo campione da gara tappe, veramente uno dei più grandi. Ma a proposito, per concludere, di Merckx, che Elvio ne parla sempre volentieri, io racconto nel libro quando vinse alle Tre Cime di Lavaredo, che secondo Eddy è la più grande impresa, sì, che ha fatto in Italia, in giro. Senso assoluto, forse è la più grande impresa che lui ha fatto, che ha fatto. Dice sempre. Sì. C'era almeno 4 adesso le Tre Cime di, sì, Lavaredo quel giorno. Fece allora, fuori in 8 km 16 concorrenti. Sì. E pensate al retroscena di quella tappa che racconto nel libro, che è troppo divertente, perché lui voleva a tutti i costi vincere e aveva in squadra, era il 68, era campione del mondo, aveva in squadra
Vittorio Adorni, che era suo compagno di squadra e fece secondo in quel giro e lo teneva a freno, però lui voleva attaccare subito in partenza, fare delle follie, no? Adorni doveva tenerlo a freno. Quel giorno lì lui voleva vincere le Tre Cime di Lavaredo a tutti i costi e prendere la maglia rosa, perché era la tappa delle Tre Cime, era la tappa gloriosa, eccetera. Però andò via una fuga. Andò via una fuga e avevano 4, 5, 6 minuti. E Merz non ne poteva più. A un certo punto parte da solo in caccia ai fuggitivi, sorprendendo anche Adorni, che lo teneva a bada. E mancavano ancora 80-90 km d'arrivo, come poteva da solo in pianura andare a prendere i primi con questo vantaggio e tutto. Allora il direttore sportivo, che era Marino Vigna della FAEMA, e che dice sempre ancora oggi, il mio unico merito è che facevo andare piano Merz, era farlo andare piano. Perché, è vero, è decisamente vero. Sì. Allora Marino Vigna con l'ammiraglia rimonta il gruppo, va da Merz, che è in mezzo fra il gruppo e i fuggitivi, ma aveva staccato il gruppo di 2-3 minuti, ma ne aveva ancora 4 da prendere quelli davanti, che erano 7-8. Allora dice, ma cosa stai facendo? Ma cuoci qui in mezzo e mancano 80 km alle Tre Cime, aspetta. E adesso io come faccio ad aspettarli? Che figura faccio? Sono qui da solo e rallento. E no, adesso proseguo. Fa no, facciamo finta che hai forato, cambiamo bicicletta, ci mettiamo un po' a cambiarla, così ti riprendono. E così hanno fatto. Hanno fatto finta che la bici non andava, il gruppo l'ha ripreso, Adorni lo ha cazziato e quando è cominciata la salita ha detto adesso parti, vai, adesso puoi andare. Ha ripreso tutti i fuggitivi, gli ultimi a 500 metri dall'arrivo, e ha vinto alle Tre Cime in maglia ridata e ha detto che è la più grande impresa. Una grande impresa. L'ultimo è stato Polidori e ha dato a Polidori 42 secondi, 54 ad Adorni, 58 a Galera e 1,21 al suo grande amico. Sono andato a controllare, è vero, una volta sono andato a controllare. È vero. Al suo grande amico Armando. Ogni tanto arrivò disfatto a 6 minuti e passa, e questo giustifica quello è. E capì ancora una volta che non ce n'era più per lui. E lì secondo me ha cominciato a capire. Ma voi che l'avete conosciuti, chi era campione fuori dalla corsa? Come essere, come umano, come umanità? Sia Gimondi che Merz, due grandissimi. Tutti e due ma persone. Tanti. Guarda che nel ciclismo io dico sempre, la fatica rende umili. E di campioni strani ne hai visti pochi, perché sono tutti... Il più strano? Ma questo che ha raccontato Romeo Venturelli, questo campione in espresso, Berzin, il russo che ha battuto Pantani, il primo che ha sconfitto Indurain anche a cronometro, un anno e poi arrivava dalla Russia e i piaceri dell'Ovest e anche lui è durato un anno e mezzo. Beppe, sì. Solo una cosa, la verità, adesso come siamo messi come doping? Ottimo! Abbondante. È lo sport più sano perché è il più controllato, sì. Semplicissimo. È lo sport più sano perché i corridori devono dare la reperibilità. Cioè se io fossi un corridore dovrei essere che stasera sono ad Acqui Terme, perché potrebbero venire anche fuori competizione nell'inverno i controllori della WADA o dell'Unione Ciclistica Internazionale, qui mi chiamano da laggiù il fondo e dicono scusa caro, vieni a dare sangue e urine. Fuori competizione, questa, per cui con questa reperibilità e non sgarri più, certo. A meno che tu hai ad opera dei prodotti che arrivano dalla NASA, ma è lo sport più sano perché è più controllato. Del resto dopo Armstrong in questi ultimi anni non ci sono più stati i grandi campioni, hanno vinto, no, sono stati questa è una bella notizia perché è uno sport che appassiona tutti. Quello che è venuto dopo è il doping tecnologico. Perché improvvisamente nel 2010, 2008, 2010, 2012 sono venute fuori le biciclette col motorino nascosto, che avevano il motorino nel movimento centrale e le batterie nella borraccia, no? E c'è il sospetto che qualcuno abbia vinto Fiandre e Roubaix in quella maniera. Adesso con gli scanner beccano anche questi. L'hai fatto tu. No, che volevo chiederlo anch'io. Io dopo vado in galera. Ci chiederà un risarcimento. Ci pensi tu. Ma c'è questo sospetto. Le prove non esistono, però fece delle cose che è un po' strane. Adesso hanno gli scanner e con gli scanner ti beccano in corsa, dopo la corsa.
c'erano stati negli anni scorsi qualche cambio di bicicletta un po' sospetto, le ruote, ma anche lì si parla del 2015-2016, adesso non puoi più, perché ti dico, con gli scanner... Questa è una bellissima notizia, perché... Adesso, come vedi, non succede più niente. Anche in Francia al Tour sono andati i gendarmi nell'albergo della Bahrain, hanno messo sotto sopra tutto e non hanno trovato niente. Perché non ti fidi più? No, è una bella cosa. Finalmente una notizia che... Sì. Però no, la cosa... Io non sono convinto. Prego. No. Io non sono convinto. No, a me la cosa che fa impazzire... Grazie, grande rispetto di quello che dice Beppe, probabilmente ha ragione lui, però io non sono convinto. Cosa dice il dottor Piatellino? Come? Cosa dice lei su questo argomento? Ma io ho soltanto delle sensazioni, non ho nessuna prova, non ho corso in bicicletta, quindi... Quando mi sono trovato Froome a casa mia, gli ho detto cosa pensavo del doping e Chris Froome si è aperto un largo sorriso. Però qui non lo dico cosa pensavo del doping. No, dillo. Non lo diciamo nessuno. Sono solo delle impressioni io posso avere, che sicuramente non fanno sicuramente... Non so come facciano a fare gli sforzi che fanno senza aiutarsi con qualche cosa. Per me è quasi impossibile. Li vedo anche adesso, fanno delle medie straordinarie, fanno degli sforzi immensi nei 22 giorni dello spago dell'Italia e della Francia. Per me è quasi tutto impossibile, bene. Anche se la verità in questo momento è di Beppe, sottolineo, Beppe Conti ha espresso la sua opinione molto veritiera. Però io non so, dico solo che non sono convinto, la convinzione è un elemento personale, non è una certezza, non sono convinto e non lo sarò mai. No, la cosa che un po' mi diverte, un po' mi fa arrabbiare, è che solo quando si parla di ciclismo si parla di doping. Cioè il doping è una piaga dello sport. Domenico Marocchino mi insegna che l'Inter di Elenio Herrera negli anni 60 prendevano le anfetamine, l'hanno detto più volte. Ma se noi fossimo qui a parlare di calcio, ma guai a parlare di doping, tutti puliti, vero, sani. No, no. No, ma se tu vieni qui a presentare un libro di calcio, difficile che si parli doping. Ma io riflettevo a quanto diceva lui, che c'è sicuramente un adattamento nella fase formativa dell'atleta, cioè dai 12 ai 16 anni, che permette di per resistere a questi sforzi che sembrano sì. Però se tu adatti quello che non succedeva una volta, perché una volta c'era meno allenamento studiato, certo. E c'era più talento. Sì, adesso c'è vero. Un adattamento fisico sì, che sì. Può arrivare all'età dello sviluppo, sì. 16-17 anni, che tu hai già una struttura fisica e già delle capacità aerobiche e un potenziamento aerobico di forza che partono già dall'alto, sì. Oltre per cui fai meno fatica a fare quelle attività. Sì. L'unica cosa è quella. Sì, la componente, sì. Ne parlavamo tanto, prima tavola era la componente psicologica. Io stavo pensando, siccome io appena vedo uno in bicicletta andare, faccio già fatica mentalmente, mi immagino fare una salita, poi non è l'ultima perché dobbiamo scendere altri sì. 30 km, fare ancora un'altra salita di 20 km, poi scendere, cioè mentalmente reggere. Tieni conto che i ciclisti sono dei superman dentro. Cioè tu quando cominci a correre, io anche ho corso 5 anni da giovane, quando cominci a correre... Quindi, ha vinto 10 corse, bravo. Ha vinto 10 corse, di cui io sono il suo biografo, di cui 2 circuiti. Vedi, ti scrivo il libro adesso. Cioè cominci a far selezione, cominci a far selezione dai 15 anni, vieni su. Ma quelli che arrivano sono dei superman dentro, come stomaco, reni, polmoni... cuore, sono veramente, cioè tu pensa a una Milano-Sanremo, parti alle 9 da Milano, devi mangiare ai 40 all'ora, digerire ai 40 all'ora, assimilare nel sangue quello che hai mangiato perché si decide alle 4 del pomeriggio sul poggio e tu sei in bici dalle 9, cioè tu pensa, se tu prova a salire in macchina alle 9 e vedere alle 4 del pomeriggio come sei se non mangi, cioè quindi sono dentro che sono dei super questi qui, no? Sono nati così. lì ci sarebbero da, guarda, potrei andare avanti fino a mezzanotte perché è stato un tabù il sesso per i ciclisti in maniera folle, ma delle astinenze di mesi. Ancora Adorni, vincendo il mondiale a Imola nel 68,
disse che aveva fatto 9 mesi di astinenza con la signora per poter vincere il mondiale, perché c'era il discorso dell'astinenza, che oggi non c'è più. Ma ai tempi di Coppi e Bartoli ancora di più, era una cosa folle, proprio il sesso era un tabù. Girardengo raccontava che facevano il brindisi di Capodanno con la signora e poi letti separati fino alla Milano Sanremo di metà marzo per non avere tentazioni. Una volta era così, oggi non è più così. Quando il corridore della gara tappe osservano ancora certe regole. Se tu pensi a Cipollini e ai velocisti, anche durante il giro poteva capitare una storia d'amore, ecco. Beh sì, Beppe, dicevo, torniamo al libro, poi passiamo alle domande del pubblico. Volentieri, ma vuole anche da subito. Ok, allora passiamo subito alle domande. Sì. Se qualcuno vuole fare delle domande, ben volentieri. Noi siamo pronti. Domenico già. Domenico è sempre pronto, è fornito di mille domande. Cominciamo dal primo cittadino subito. L'importanza della differenza che c'è tra il calcio, che consiste anche in tanta tecnica, mentre nel ciclismo c'è la strategia, c'è sicuramente l'intelligenza nella corsa, ma la fatica lì a livelli sovrumani, perché per una persona normale pensare di fare una partita a calcio forse è una cosa compatibile, un'ora e mezza, magari faccio poi schifo dai 45 minuti in su, ma pensare di fare 200 km, 150 km, 20 giorni, con uno sprint finale magari, o comunque dovendo tenere la media del gruppo, cercando di stare insieme al gruppo, penso che sia veramente quella la differenza, sempre che nel ciclismo ci sia qualcosa, perché questi sono effettivamente dal punto di vista fisico dei super uomini. Ma è quello che ho appena detto, cioè è dentro che sono super. La selezione si fa così, per dire Pantani, quando Pantani scattava in salita, aveva un cuore che gli permetteva di replicare questi scatti a distanza di poco. Cioè Pantani faceva uno scatto, lo fai anche tu, metti uno scatto così e poi hai bisogno di 5 km per recuperarlo, questo sforzo. Lui dopo 500 metri era già pronto a rifare un altro, perché dentro era fatto così. Ecco perché. E il discorso che faceva Marocchino è assolutamente vero. Se tu formi il tuo fisico, io l'ho provato, perché io mi sono improvvisato sportivo a 28 anni, ho cominciato a fare sport a 28 anni, però le giornate in cui andavamo a fare le ripetute io non potevo dormire sul fianco sinistro perché avevo un cuore che mi diceva ma cosa vuoi fare? Invece chi ha cominciato presto, abbiamo qua in sala il mio amico Gianni Maiello che ha cominciato ben prima di me, che è arrivato a livelli altissimi, lui ha formato il suo fisico in un'età, magari poteva cominciare ancora un po' prima, sarebbe stato sicuramente un altro successo il suo. Sicuramente. Allora, chi è che vuole fare domande? Aspetta che arriva il microfono. Adesso arriva il microfono. No, la voce è forte. Aspetta, figlio. Io mi ha stimolato sull'argomento, ma è ex parte Elvio. Allora, dica. Dunque, vorrei sapere, secondo lei, se due momenti, se un cambio nel 71 sarebbe stato battibile. Tutto bene, Beppe. Sento poco, se riesce con la mascherina. No, Mauro, grazie, è molto gentile. Se Ocagna nel 1971 sarebbe stato battibile da Merz dopo l'impresa di Ossiaremo e Letta, se Ocagna del 73 che ha vinto il tour con 17 minuti su Terenè sarebbe stato di nuovo battibile se non fosse stato Merz che avesse rinunciato alla Vuelta per fare il Terenè Tour. Se il Merz nel 1974, quando ha fatto il Giro d'Italia e ha vinto con solo 12 secondi su Barrochelli e 33 su Simondi, era un Merz già in fase calante oppure era così perché veniva da questa primavera dove aveva avuto la bronchite, eccetera, eccetera? E se il Merz nel 1975, senza il pugno al fegato sul Puy de avrebbe potuto battere Tevenet? Un sacco di domande. No, parto dalle ultime due. Secondo me Tevenet non l'avrebbe battuto perché Tevenet non era dopato, era stradopato, e poi ha avuto delle grosse.
grosse conseguenze. Marco, quindi secondo me De Venene nel 75 nelle 77 non lo batteva nessuno. Per quanto riguarda i 74, i 400 metri sono i 400 metri della vita, non del Giro d'Italia che ha fatto Merckx. Era in fase calante, non era sovrappeso, perché oggettivamente era in sovrappeso, e quindi sicuramente Ocaña, se fosse stato in forma, come era stato, come era nel 71, perché nel 71 avrebbe sicuramente vinto se non gli rovinavano addosso prima Lopez Carina, Agostinho e prima ancora Zotemelk. Zotemelk lui si risollevò. Dopo Zotemir si risollevò, dopo Lopez Carrillo Agostinho non ce la fece a risollevarsi, quindi forse in quel frangente sarebbe stato battibile. Lo era nel 74, lo era, io facevo un tifo pazzesco, quel giorno non riuscii a gridare perché ero convinto che Eddy Merckx avrebbe perso il giro del 74, invece a 400 metri era 40 secondi e c'era 41 secondi di distacco fra Eddy Merckx e Baron Kelly. Per cui poi alla fine i 400 metri hanno fatto sì, portarono quei 12 secondi. Quindi ritengo che un Ocaña in grande forma, come era nel 71, poteva battere Eddy Merckx. Bravo, bravo, da tifoso di Merckx sei stato onesto. Sarebbe stato un grande dispiacere per me. Mauro, controlla il microfono. Chiede solo con chi? Da Mauro Pezzano ha scritto sì. Su Pedi, sul giudizio sul calcio, e ha scritto su Eddy Merckx molto forte una frase che passa la storia, non solo quella sulle mummie, bellissima, sì. Poetica, ma poi ha scritto, confrontando le vittorie, tappe, le vittorie di una giornata, le grandi corse in linea cronometro, una frase che è passata la storia, è di Merckx il più forte di tutti i tempi, ma Mauro Pezzano il più grande, assolutamente, senza paragone. Ma volevo dire al nostro carissimo giornalista e scrittore, grande scrittore del mondo, grazie, ricordare un'impresa che mi ha colpito sì. Proprio da ragazzino, l'impresa di Fausto Coppi il 18 luglio del 1952 al Tour de France. Il quinto, Girovate compiva 35 anni, compiva 38 anni. Sì. Coppi e relazione, ha fatto la sera prima, e domani Campo Libero puoi vincere, se sale su quella grandissima montagna, il tuo compleanno. E infatti Vattene è partito qualche chilometro, ma a 500 metri un giovanissimo olandese che è passato la storia per quella tappa, sì. Se proprio la taglia, più di dopo, Nolten, sì. Scatta e riesce a prendere Vattene e attaccarlo di qualche decina di metri. Paolo Valoro batte e in pochi metri, in 400-500 metri, riesce a dare alcuni minuti, 2-3 minuti, tutte e due. Quella è stata un'impresa grandissima, non soltanto per lo sport, ma anche per l'umanità e la poesia di Fausto Coppi. Sì. Quella del Guido Donne nel 1952 è una tappa che è passata la storia, non soltanto per lo sport del ciclismo, ma direi la letteratura a livello internazionale e mondiale. Vorrei ancora sapere sul terzo uomo. Aggiungiamo subito lì. E Nolten, quando Coppi passò, disse poi al traguardo, credevo fosse una moto. Sì. 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 Sì, sì, sì. Prego, invece sì. Sì. Sì, secondo siamo d'accordo stavolta con Eddy. Sì. Perché Conti ha scritto di Giacca che lì non solo come grande campione, ma anche come personaggio straordinario. Sì. Per le sue storie d'amore. No, sui no siamo d'accordo, Elvio, no? Che è il terzo. Assolutamente sì. Sì, sì. Perché ha vinto tre giri d'Italia su tre giri d'Italia 80-82-85. Sì, quando disse a sua mamma posso diventare meglio di me, sua mamma disse tu ne fai pari di otto. invece c'è andato vicino. C'è andato vicino. C'è andato molto vicino. Sì. Grandissimo. Cinque tour, tre giri su tre partecipazioni. È un grande campione. Sì, sì, sì. È stato l'ultimo. Io dico sempre in televisione: l'ultimo campionissimo è stato Bernardino. Ha vinto il mondiale più difficile. Ha vinto il mondiale più difficile della storia. Bravo, Sallanche. Ha vinto la Roubaix in volata in maglia da campione del mondo. Battendo De Vlaeminck e Moser. Quindi, no, è stato veramente. Era completissimo. Grande. Sì. Grande.
Anche Till è stato un personaggio, c'è questa storia che io ho già raccontato più volte. Adesso nel 22 gli inglesi vogliono fare un film su di lui, ma forse l'ho già raccontata l'altra volta la storia di Anche Till, ormai sì. L'ho già raccontata. Però è sempre bella. La sua amante, la figlia, la cognata, la storia. Domenico non te la ricordi? Sì, te ricordi tutto. Sì. Sì. E vogliono fare un film su questa storia e io ho in animo un libro, Il Sultano, per raccontare tutta questa storia, ma è stato anche lui un grande, lui era diverso, non era un personaggio, lui la scommessa, l'idea di vincere, di la sfida, no? Lui era capace di bere champagne tutta la notte, di mangiare le ostriche a mezzanotte e il giorno dopo staccare tutti, aveva questo gusto della sfida, no? Incredibile, bere whisky fino alle 3 del mattino col direttore sportivo del suo rivale che stava dormendo e poi il giorno dopo vinceva lui. Zignoli secondo, 15 secondi, 18 secondi. Zignoli, ma no, al giro un minuto e Rotti fece secondo nel 64. Sì, però no, ma poi lui vinceva le crono. È stato un personaggio. Io l'avevo intervistato quando aveva smesso di correre, ma con un carisma ti metteva quasi soggezione a parlargli. Jacques è stato veramente un personaggio straordinario. Lui ha avuto la fortuna di fare, è stato il mio primo, ha vinto 65 cronometro contro 86 di Eddie Merckx. Anche lì ne facevano di meno per sì. Allora cronometro, e c'aveva sì. Anche gente come Baldini, come Rivière, che rappresentavano degli ostacoli molto forti. Merckx forse ne aveva bella di serata, meno. Merckx con i cronoprologhi, con le cronometro squadre che gli hanno arricchito il palmarese a cronometro, ha fatto 86 vittorie contro 65 di Jacques Anquetil. Però era un grande, io nel 64 quando arrivo il giro del Pinerolo ero seduto accanto a Janin, che era straordinariamente bella. Mio padre era consigliere comunale, sì, a Janin, sì, che era che aveva seguiva, quella famosa della sempre storia. Sempre Janin vicino, sì. che ebbe quei due figli, Annie e Alain, che poi lì nasce tutta la storia di Jacques Anquetil, con Christophe nato il 2 aprile dell'86 e con Sophie che è nata nel 1971. Tutto, sa tutto. È compiuto adesso 50 anni. E ha scritto il libro rivelando tutta la storia, Sophie, Pour l'amour de Jacques. Sì, sì. Una relazione con la figlia e con la mamma. Sì, sì, la figlia però che non era sua, non era un incesto. Sì, sì. Era la figlia del medico. Sì, sì, sì. 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 Abbiamo un'altra domanda, Beppe. Sì. Sì. No, ma poi anche la moglie del figlio però. Christopher ha preso anche Dominique, la moglie del figlio. Alain aveva una moglie, era Dominique, aspettava un figlio, ebbero quel figlio, dopodiché lui è stato con Dominique, che ha sposato sia Janine sia Annie. Quella è terza. E con lei e con Dominique ha fatto Christophe, che è nato il 2 aprile dell'86. Lui poi è morto il 18 novembre 87, perché a maggio del 87 gli hanno scoperto il tumore allo stomaco. E Raymond Poulidor, che arriva sempre secondo, che era lo sfigato e che anche Tillo batteva sempre, andò a trovarlo in clinica mentre anche Tillo era dopo l'operazione, ma aveva pochi mesi di vita, e Jacques anche Tillo disse a Poulidor: vedi Raymond, arrivi secondo che stavolta muoio prima io. La forza macabra, comunque era un uomo personale. Di grande carisma. Io sono stato con Ferretti, che era l'uomo di Gimondi, quando gli ho chiesto di anfetire, e ha corso tanti anni, sì, con Gimondi, come tu sai, ed era quello che l'accompagnava al mare quella volta, sì, in cui Gimondi riconobbe che c'era niente da fare, certo, con Merckx. E giustamente Ferretti si mise a piangere parlando di Anquetil, perché lo salutò e gli disse: ci rivediamo. Già gli rispose, era uno degli ultimi incontri ciclistici ai quali partecipava: no, non ci rivedremo più. E lui si mise a piangere e si è messo a piangere ancora a raccontare. Ed era un campione che aveva un carisma, il rispetto degli, esatto, altri corridori, esatto, che in gruppo, se c'era magari una buca o da una sbandata o tutto, vedevano Anquetil, si spostavano, avevano rispetto, paura di farlo cadere. Quindi pensa al carisma che aveva. La sostanziale differenza tra il calcio e il ciclismo sono sport diversi, e sul ciclismo puoi scrivere una storia. Eh beh, certo. Sul calcio per difficoltà scrivere una storia, perché è un'altra qualità di cose.
ma scusa, con tutto rispetto, un conto è dar calcio un pallone, un conto e buttarti giù dallo stelvio ai 100 all'ora. Eh no, ma... No, però nel diciamo, nell'immaginario, nel romanticismo, il ciclismo può scrivere una storia, anche perché lo sport, tra virgolette, nel tempo, uno sì. Sport lento, dura tanto. Sì. Dura tanto la corsa, ci sono tante corse, c'è un contesto diverso. Il calcio adesso è uno sport più... Non so, fatto un esempio. Il ciclismo è come vedere il filare che ho visto oggi mentre venivo qua, che ce n'erano tanti. Il calcio è come un campo a raggio. Sì, ma tu pensa... sostanzialmente due visioni diverse. Ma pensa alla salita, alla discesa, la caduta, riprendi dopo la caduta, la crisi di fame, la vittoria, la sconfitta anche se eri più forte, cioè quante storie hai da raccontare, l'accordo proibito, perché poi c'erano anche adesso meno, ma due corridori che sono lì che si giocano la Milano-Sanremo, io e te ci giochiamo la Sanremo, io sono più veloce ma tu sei più fresco, allora io provo a vedere, addolcirti, offrirti qualcosa, cioè c'erano anche queste cose qui, c'erano adesso meno, ma una volta succedeva anche questo, non è che si mette d'accordo in partenza, ma i due che se la giocavano magari, cioè, oggi lascia vincere me, domani vinco io, vinci tu, cioè esistevano anche, cioè, quindi era la vita, no? Il ciclismo è veramente il gregario che ti aiuta, il racconto, sì, la telecronaca, io quest'anno siamo stati baciati della Milano-Sanremo, per noi sarà una cosa che non dimenticheremo più, e quindi Acqui ha partecipato a questa cosa e tantissimi hanno seguito la telecronaca dalle prime fasi, perché abbiamo vissuto la partenza, e mia moglie, che le gare di ciclismo non le ha mai seguite per intero, l'ha seguita tutta, e cosa abbiamo apprezzato particolarmente è che anche nelle fasi nelle quali non si dice nulla c'è la voce, e qui è importantissimo il ruolo del telecronista che ti racconta del territorio, della storia, sì, tutto. La voce, questa è una la voce di Beppe Conti, Lorenzo. Avevo parlato c'è una senza voce. Di lui, no, scusi, senza di lui sono persi. Avevo parlato di Acqui, è vero, lo ricordo. Sì. Infatti, Beppe, vogliamo ringraziarti perché sei stato molto gentile quella volta, un'occasione eccezionale. Ma era troppo ghiotta la cosa, no. Dai. Però la tua voce fa diventare interessanti, come diceva il sindaco, i primi chilometri. Non esagerate perché poi mi monto la testa. No, è la verità. È la verità. Poi ci... No, per chiudere, chiudiamo il discorso su Eddy Merckx, che visto che è... Senza vincitori e vinti. Che lui non lo sa ancora, ma faremo uno speciale i primi mesi del 22 in Rai per ricordare i 50 anni da cosa fece nel 72. Lì veramente quell'anno è stato qualcosa che io penso che nessuno mai. Ha vinto il Giro d'Italia. No, aspetta, parti dalla Sanremo. Sì, ha vinto la Sanremo nel 72, perché l'ha vinta, sì, ha vinto nel 66, nel 67, nel 69, nel 71, nel 72, no? E poi nel 75, 76. Sì. Ma comunque nel 72 ha vinto, cioè pensate, no, la stagione di un ciclista, lui nel 72 ha vinto la Sanremo, la Freccia Vallone e la Liegi Baston Liegi fra le classiche, certo. No? Perdendo di poco la Roubaix. Poi viene al Giro, vince il Giro. Poi va al Tour, vince il Tour. E poi c'è il mondiale e lo perde per di qua alla porta neanche, con Basso e Bitossi, certo. No? Poi nel finale di stagione... Favorisce Guimard e favorisce Basso. Favorisce Basso, certo, tirando fino a 50 metri all'arrivo. Poi in autunno vince il Giro delle Emilia, il Giro del Piemonte, il Giro di Lombardia, il Trofeo Baracchi va in Messico e fa il record dell'ora, i 49.432. Io dico sempre, un altro a quel punto... sarebbe andato in Messico a fare 35 all'ora. Lì la stagione 72 di Merckx è stato qualcosa veramente eccezionale, sì, la stagione forse si è anche bruciato, consumato un po', perché è poi finito 30 anni. E quando è che la vedremo, Beppe? Ma allora dobbiamo combinarla, ma gennaio-febbraio sicuramente. Sì. Bene, perfetto. Qualche altra domanda? Prego. Beppe, scusa. Sì, il mio editore. L'editore Luigi Re Verdito, che dobbiamo ringraziare. Ha editato un libro di peso, perché pesa tantissimo. Sì, veramente. Ha messo una carta che chissà cosa gli è costato, a parte le foto, tutte le foto a colori. Ma è una carta che pesa da matti, sto libro. È di peso. Per prego. Il contenuto anche. Prego. Sei stato venerdì a presentare il libro a Trento.
Sì, durante gli europei. Sì. Alla domenica sì. C'è stato diciamo, l'atto finale, sì. È stato fra evangelisti, che è stato, sono tutti i tuoi amici. L'organizzatore, sì. Sì, che è stato l'organizzatore sì. Di questo... Dell'europeo. E Pastoresi, sì. Bravissimo giornalista. Certo. E tu sai che per la prima volta, così hanno detto, io non, sì. non conosco le vostre, tutte le vostre classifiche. Certo. Certo. Per la prima volta un campionato europeo è stato al di sotto dei 180 km. È vero, sì. E allora hanno cercato di capire come mai è inutile, almeno così dicevano, poi sì. Le sette volte. Io sono rimasto quando ho sentito queste cose, no? Quindi questione di anche di bevute strane e no. Questione poi anche di stanchezza, di maggior interesse, dove passavo anche proprio di fronte a casa mia, no? Quindi io ho potuto seguire tutta questa cosa e dicevano che è bella vittoria. Hanno esagerato un po', evangelisti specialmente se vogliono l'organizzatore, certo. Ha detto credo che da oggi in poi questa cosa che abbiamo fatto a Trento sarà presa in considerazione anche in avvenire, proprio perché abbiamo trovato un nuovo modo di correre, di far correre questa gente nel loro pieno possesso di tutte le capacità e senza esagerare con le cose dei 300 km. Ma 300 c'è solo più la Sanremo. Sì, ma se ho capito che vuoi dire, non è finito? Non voglio sapere se, sì. Se cosa ha detto, se è giusto, se non è giusto, io non sono capace di giudicarlo. No, ci sono due correnti di pensiero. Allora, la corsa breve così ha meno tempi morti. Difatti domenica è stato spettacolare dall'inizio alla fine e avevano cominciato a farle così certe corse all'epoca Moser Saronni, corse di 180, 200 km anziché i 250, 260, già allora, ma corse di secondo piano. La corsa lunga però fa venire fuori il campione che ha più classe, che ha più qualità. Cioè adesso, ad esempio, la prossima domenica c'è il campionato del mondo in Belgio ed è 260 km, 270 km, da 180 a 270, uno che va in bici, sono 90 km in più e può cambiare tutto. Difatti dicevano, si diceva e si dice fra di noi, senza sminuire la vittoria europea di Colbrelli, che se avessero fatto due giri in più vinceva Evenepoel e non Colbrelli, perché l'avrebbe staccato. No? È esattamente così. però la corsa di 260 km fa venire fuori veramente il fuoriclasse, il campione, no? La Milano Sanremo è 300 km. Però al tempo stesso la corsa di 270 km ha tempi morti. Allora domenica al campionato del mondo probabilmente partono alle 10, dalle 10 all'1 non succede niente. O va via una fuga, poi li prendono, mentre invece al campionato europeo a Trento è stato bello fin dall'inizio, quindi bisogna, c'è due correnti di pensiero. Il mio ciclismo è quello. No, almeno 40-50, ma se non, non si chiama neanche cronometro. Ah, bravo, ma bravo. Quindi viene più. No. Ma è stata vincente per Trento. Però a gioco lungo, secondo me, ci vuole comunque certe corse devono essere più lunghe. Cioè viene fuori di più il fuoriclasse, no? È vero o no? Certo. Sì. Io mi auguro che il Giro di Spagna, il Giro d'Italia e il Giro di Francia rimangano come sono. 21 sì. Tappe, 2 giorni di riposo. Sì. Concordo. C'era già la Partieni sì, volevano che le voleva ma decidono gli organizzatori ridurre. Ci sono altre domande? Prego, adesso arriva il microfono non c'è una cosa che delle poste che sono sparite purtroppo a causa dei pasticci degli ultimi 20 anni, c'è qualcosa che mi piace particolarmente? Io giro del Lazio del campionato di Torino, non so te. Il campionato di Zurigo, sai com'è finito? Perché gli organizzatori erano un po' svizzeri tedeschi,
avevano fatto entrare le macchine in pista. Finiva in pista, che le gare che finiscono in pista sono bellissime, vedi la Roubaix, che purtroppo se ne fanno, non se ne fa più, ed è un guaio, perché l'arrivo in pista è splendido. E è un anno, quando vinse Bartoli, arrivarono i fuggitivi con la macchina del cambio ruota, che invece prende di prendere la deviazione entrò in pista anche la macchina, girando in curva storta così. Ha finito nel 2006. E ha rischiato, sì, ma poi praticamente lì è stata la crisi. A certe corse sì, però adesso diciamo che c'è le cinque corse monumento, Sanremo, Fiandre, Roubaix, Liegi Bastogne, Liegi Lombardia, i tre grandi giri, il campionato del mondo, il campionato europeo, c'è un bel pacchetto di corse. Spiace ad esempio che non si faccia più, il fascino più grosso era quello della Bordeaux-Parigi, 600 km, partivano alle 2 di notte e facevano fino a Châtellerault, e non so se erano 300-400 km in gruppo di notte, e poi a Châtellerault c'erano i derni, quelle motociclette piccole, e ogni corridore si metteva nella scia di una moto e arrivavano a Parigi dietro le moto, e tutti dietro la corsa era 557 km. Esatto. Sì, a mezzanotte al pomeriggio. Ho detto 600, a 557. 557. Esatto, vedi, sì. E Jacques Anquetil ne vinse una, fece questa cosa. È da raccontare. Quella è eccezionale. Non aveva fatto né giro né tour quell'anno, e per stupire il mondo e alla sua maniera, no, la sfida, fece il giro del Delfinato, che era una corsa a tappe che prima del tour, che durava una settimana. Vinse il giro del Delfinato, l'ultima tappa finiva ad Avignone, correggimi perché magari tu ne sai di più. Arrivò alle 16.58. Alle 16.58 ad Avignone, lui si fece la doccia, si cambiò, scortato dalla polizia, andò fino a Nîmes. A Nîmes lo aspettava un aereo. Era 60 km da Avignone. Esatto. A Nîmes lo aspettava un aereo, un Falcon, un aereino piccolo, un jet di pochi posti, che da Nîmes lo portò a Bordeaux. Fece cena. C'era il massaggiatore che lo massaggiava Vergani, in aereo, sì. Grande amico di Mario Dagnoni, il papà di Corviano Dagnoni. Sì, d'origine italiana. Lo massaggiò in aereo, cenò, fece 2 ore di riposo, piccolo sonnellino, e a mezzanotte andò alla partenza della Bordeaux-Parigi e vinse la Bordeaux-Parigi. Ma ebbe una crisi all'alba, voleva ritirarsi, salì sulla vettura, sulla macchina, già con la bicicletta sopra, e il direttore sportivo Raffaele Geminiani, due erano come due attori, erano personaggi. Geminiani, quello che rischiò di morire come Coppi per malaria, e i medici francesi gli fecero l'analisi del sangue e scoprirono che era malaria, era già in coma, si salvò, e Geminiani, direttore sportivo, lo vide seduto sull'auto e gli dice: ho sbagliato tutto nella mia vita, non ho capito che tu non sei un corridore, non sei un campione, sei una donzella. Una un termine anche un po' forte, come dire, una mignotta. e non sei degno di fare delle corse come questa. Allora. E anche Till lo guardò e gli disse: allora tira giù la bicicletta. Ha tirato giù la bicicletta e ha vinto la Bordeaux-Parigi. Vedete, queste storie di Jacques Anquetil che vale la pena raccontare e scrivere. Sempre cose interessanti. Volevo ricordare che, tanto lui non lo dice, ma Beppe Conti, sì, sabato 25 settembre sarà premiato al Casinò di Sanremo. Sì. Quindi complimenti per il libro, perché Beppe Conti. Il libro è bellissimo, non vi tediamo più perché a forza di dirlo poi sembra... Ma però è veramente bello e appassionante, il libro è... pieno di storie, di aneddoti, e quindi... Chi lo vuole acquistare stasera lo può acquistare, sì, sicuramente. Adesso farò 3 premiazioni per 3 persone che meritano. Poi, innanzitutto, adesso stasera ringrazio tutti i ragazzi della Stand By Me, perché sono sempre presenti, quindi voglio... Grazie. Perché a 0 euro, con tanto impegno, loro rendono Stand By Me veramente un progetto reale. Questo, senza di loro non ci sarebbe nulla da fare. Quindi la Stand By Me adesso riprenderà gli eventi per Acqui Terme e la continuerà come non ha mai smesso di fare beneficenza. Scusate questo piccolo spot pubblicitario, ma lo meritano le persone che lavorano per la Stand By Me e per quelli che hanno bisogno di
tante associazioni, non c'è solo la Stand By Me, sono tutte importanti e meritevoli. Quindi grazie ancora ragazzi e andiamo avanti sempre. Adesso passo alla prima premiazione. Grazie a Massimo Pivotti. L'anima di tutto. Troppo buono, no. Non merito tanto. Adesso passo alla prima premiazione. Beppe è un grande amico, un grande scrittore, un grande giornalista e tante cose insieme, Beppe Conti. Quindi no, non esagerare. Non esagerare. No, è la verità, Beppe. E questa è una dedica che ti è stata fatta a un grande narratore di sport che ha reso il ciclismo pura poesia, a cui terme 17 settembre 2021, Beppe Conti. Grazie. È bella. Grazie. Molto bella. Portala grazie. Con te, ricordati. Adesso, grazie. Scusate gli occhiali, ma purtroppo l'età avanza. Adesso premiamo una persona che abbiamo conosciuto stasera, ma abbiamo già apprezzato dal primo istante che l'abbiamo conosciuta. È veramente un'enciclopedia del ciclismo ed è una persona piena di umanità e di simpatia, quindi speriamo di riaverlo da Acqui e che faccia il tifo per noi di Acqui, signor Piatellino. Si ricordi di noi. Allora, a colui che con il suo impegno e la sua dedizione allo sport ha reso realtà le speranze e i sogni dei molti appassionati di ciclismo. Ringraziamo a Elvio Chiatellino. Adesso chiedo al sindaco di premiare una persona speciale che è stata, scusate, adesso andiamo fuori dal contesto del ciclismo, ritorniamo alle restrizioni, al Covid, al momento difficile che abbiamo vissuto in questa pandemia, quindi alle limitazioni che state vivendo sulla vostra pelle stasera e a tutte le difficoltà che abbiamo vissuto nei precedenti mesi. Questa persona, con tanti altri dottori di base, sono stati vicino ai propri pazienti, andandoli a trovare, rischiando di proprio, e quindi abbiamo trovato giusto ringraziare una persona che veramente ha dato tanto nei periodi difficili del Covid, col suo lavoro e la sua professionalità. Premio lui perché lo merita tantissimo, e l'abbiamo provato tutti noi acquesi della sua dedizione, ma ricordando anche tutti gli altri medici di base che tanto hanno dato in questo periodo. Non vi tedio più, leggo a colui che durante la pandemia ha dimostrato una conoscenza e una coscienza professionale tale da meritare la stima e l'affetto dell'intera cittadinanza acquese, a cui termine 17 settembre 2021, è il dottor Enrico Cazzola. Lo premio al sindaco. Lo ringraziamo per quello che ha fatto. È diventato anche una star adesso. Grazie Enrico. Grazie a nome di tutti. Posso dire una cosa? Non sono parole di circo. A parte che vabbè, Beppe Conti, dottor Chiatellino, Enrico Cazzola, cala un po' la serata. Una cosa velocissima. Grazie Massimo. Questo premio va condiviso con tutti i colleghi, ma con tutto il distretto nostro di Acqui Ovada, che ha fatto un ottimo lavoro nel periodo del Covid, quindi gli infermieri, quindi i colleghi dell'USCA, il confronto che c'è stato con i colleghi dell'ospedale, la protezione civile che ci ha aiutato, che ci ha supportato. E, insomma, i risultati ne abbiamo ottenuto, se stiamo attenti, se continuiamo con le regole, la vaccinazione e il buonsenso, ne usciamo. Grande Enrico. Allora niente, adesso chi vuole acquistare il libro lo può acquistare e lo merita. Io vi ringrazio tutti per la presenza, spero che dalle prossime volte le restrizioni Covid non ci condizionino più assolutamente. Quindi vi aspetto ai prossimi appuntamenti, ringrazio Beppe Conti per la sua gentilezza e la sua presenza. Grazie. Elvio Chiatellino per la sua gentilezza e la sua disponibilità. Domenico Marocchino, il presidente, grazie. L'assessore regionale proprio Papa e tutte le persone presenti. Grazie a tutto e non dimenticatevi della Stand By Me Acqui. Buona serata. Grazie, complimenti di vicino.